Es ist Zeit für die Römer ins Bett zu gehen. Komm hier! Zu Befehl, Herr Hauptmann. Jeden Abend den gleichen Mist. Ihr beide der Wache! Ihr beide der Wache! Warum nicht auf dem Boot? Befehl ausführen! Jawohl, Hauptmann! In die Offiziernässe! Befehl ausführen! 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 Ditemi voi se questa è una città seria. Dice allo sparo del cannone, tutta Roma a letto. Ma stanotte i teatri sono aperti, se balla l'ambasciata d'Austria, di Russia, a casa d'Orlonia. Ma allora chi è che deve andare a dormire? Il popolo. Ma quello ci andrebbe lo stesso, andò al popolo di notte. Ah, oh, io già sto in difetto, ma come faccio a tornare a casa? Ma restano. No. No, no, sono strette. Sono strette. Tu non sei un calzolaio, cornacchia mio, sei un pecione. E che voi siete di pianta larga, eccellenza, la volete aggraziata. Dite c'ho i diti affusolati, ma so sempre diti di piede. Che c'è dovete suonare, pianforte? Andiamo, leva. Ecco. Tanto non mi stanno. Peccato che fanno un piedino. Su, leva, t'ho detto, leva. E vabbè, rifaccio. Voi che fate stasera, colonnello? Ma non lo so, avevo pensato di fare un salto al ballo del conte di Monfort. Che è il ballo più scarcagnato di tutti. Ma che ne sai tu? Ho fatto più mezze sole che scarpe nuove. Voi invece calzato così parevate un signore. Ma non ci posso ballare con queste, sono una morsa. E venite da sede a parlare con le vecchie, mica che obbligatoria. Colonnello, voi credete davvero alla rivoluzione? Beh, veramente un tentativo c'è stato. Ach, lächerlich. Pochi giovanotti che protestavano contro un matrimonio aristocratico. Quattro fucilate sotto Palazzo Piompino. E chi hanno ammazzato? La sposa. Nein, il portiere che correva a chiudere il portone. È sempre così. Comunque il bando parla chiaro, allo sparo del cannone tutti a letto. Io ci andrebbe pure senza. E voi, capitano, cosa fate questa sera? Io? Molto disciplina, fatto a dormire, però non chiudo occhio tutta la notte, il pampino piange. Ah, a proposito, dimenticavo. Congratulazioni per il lieto evento. Grazie tanto. Ma perché non ha avuto un figlio? Beh, ce l'ha avuto la moglie. Ah, e lui no. Ci usa tutta Roma, eccellenza. Colonnello! Che c'è? Il principe Don Filippo Spara chiede di conferire con voi. Ah, bene, vengo subito. Con permesso, capitano. Ecco un altro che può camminare dopo sparo cannone. Grazie. È principe. Scusa, tu perché mi vieni dietro? Beh, se esco mi catturano e mi riportano qui, allora già che c'è sto mi costituisco. Anzi, se mi date il mazzo delle chiavi, me la trovo da me una cella libera. Magari ci fosse. Siete al completo, eh? C'era scritto anche nell'ultima pasquinata. Sì. Dove sono i nostri cari romani? Dove? Sono tutti con San Pietro. In vincoli. Certo che sto pasquino. Ma se lo piglio. Va bene, aspettami qui tu, dopo ti faccio accompagnare io. Grazie, eccellenza, Dio ve ne renda merito. Scusate la domanda, ma vi presentate al ballo con tutta la pattuglia? Ma chi ti ha detto che vado al ballo? Le cose cambiano nella vita. E io ho cambiato parere. Ecco. E andare è bello? Vado de ronda. Ma se ho voglia di camminare devo rendere conto a te. Beh, in un certo senso sì. Mm? Camminate comodo. Certo, sono gli stivali vecchi. E chi va a fatti? Tu! Ecco.
ti fidare. Ah, io manco da mia madre, pure se non ho mai conosciuta. Ma di che? Questo popolo infingardo, cosa credi che siano andati a letto? Si sono rintanati come lupi, ma fanno finta di dormire. Qui a Roma gli unici a dormire siamo noi, che stiamo sempre svegli. Ma quelli no, sono là, dietro le finestre, pronti, gli occhi aperti e le orecchie appizzate. Ma lì non ci sono manco risorse, eccellenza. Non fidarti mai. Dicevo, cornacchia, il popolo fa finta di dormire. Ma la sua voce è questo chiacchierone di pietra, da 4 secoli. Sempre lui, Pasquino. E quando questo parla è sempre brutto segno. E che dice, che dice? Che dice? Io non so legge, eccellenza. Grazie a Dio non so né legge né scrive. Leggete forte. Ecco, bravo, così sentimo pure noi. Perché io all'oscuro ci sbologno poco. E poi sto pure senza occhiali. Che dice, che dice? Allora dice: preti vendicativi, Napoleon cascò. Sapete voi perché? Perché non vi scannò. 2 volte già cadeste senza cavarne frutto. V'avverto, un terzo fulmine v'annienterà del tutto. Carina, eh? Ma che fa, ci ride? Ah, e guardate che Pasquino ce l'ha con voi. Con me? E io che c'entro? Voi non siete prete? Sì, signore, ma Pasquino ce l'ha con chi comanda, col governo. E il governo di chi? Di preti, di chi ha da esse. Ma chi comanda Roma? Io o poniamo caso il colonnello Nardoni qui presente? Comanda lui che pia ordini da Monsignor Governatore. E Monsignor Governatore che è? È prete, cara essa. È prete. Ma io mica piglio ordini da lui. A me che me frega, io so prete. Per cui se non piglio ordini dal governo, manco comando. Ergo, Pasquino... Ce l'ha con lui. Se capisce. A Conne, ce l'ha con voi. A Cornà, ma tu non sei arrivato a casa? Sì, signore, eccellenza, abito proprio qui al canale. Allora vattene, che aspetti? Subito. Venite un po' con me voi. Ma che fanno? Cioè fucilano? Sì, stai fresco. A Roma vige il diritto canonico che stabilisce la sacralità del prete e di tutte le sue cose. Ti fa un esempio, se tu sei prete e te fregano l'orologio, te fanno un furto sacrilego. Figurate se te fucilano. Allora io da grande mi faccio prete. E io di meno finché sto in tempo. E allora questi con chi ce l'hanno, secondo voi, eh? Oh, sentiamo un po', con chi ce l'hanno? Ce l'hanno con voi. Ah, sì? E allora, signori, vi do una brutta notizia. Il tentativo di ribellione che stanotte serpeggia per Roma è contro di noi. I preti siamo noi. E potete pure dimessa? Questo te lo fai spiegare da lui. A vanno di? Me sa de no, eh? Pattuglia, avanti! Ma che sei offeso? Ma che ne so io? Che c'è scritto qui? C'è scritto a morte il governo, preti infami. E beh, c'ha ragione lui, a morte il governo. Ma il governo di chi? Preti infami, oh. Ma non basta, fio mio. Ma come? E non è chiaro. Ah, non è chiaro. Non è chiaro. Andiamo, amore. Ma come non è? Non è chiaro. Ah, non è chiaro. Lo vedi? Non l'ha capito manco se innocente. E il governo di chi? Non è chiaro. Non è chiaro. Ma è chiaro. Ti benedica l'Eterno e ti protegga. Faccia egli splendere su di te la luce del suo volto e ti conceda grazia. Rivolga l'Eterno il suo volto verso di te e ti conceda pace. E così, ecco altre 2 anime salvate dalle persecuzioni di razza.
Sta settimana, un'altra 5 creature del popolo di Giuda sono state rapite dagli cristiani e battezzate le prepotenze. Per cui cercate scampo nella legge dei padri. Sposatevi appena in età, ma sposatevi fra di voi. Non ve mischiate. Fate conto che una donna di razza giudia conviva con un cristiano. Ah, e qua finimo sempre al caso personale? Era un esempio. Ma è sempre lo stesso, trovatene un altro, no? Poi sti discorsi davanti alle creature. Beh, ma questi ormai vanno sentiti. Sono marito e moglie. Ma se ci sposiamo io e lei, famo peccato. Oh, stai nel tempio del Signore, che è sta mancanza di rispetto? Mettete il cappello. Ah, già. Io gli ho detto a Giuditta. Rinnega la fede d'Abramo e fatta. E perché non rinneghi tu Cristo? Ma che sei matta? Voi sarete venuto per 30 denari, ma per me vale di più. Che si è visto il dottor Montanari? O viene a cercare qua. Che è giudio come noi altri? Beh, un dottore mica sta a guardare la razza. Vanno devo andare. C'è qualcuno che sta male qui? No, ma vedo un sacco di ragazzini, anche se per voi sono in età da marito. E dove ci stanno i ragazzini, specie di notte, gira gira, schizza fuori sempre il dottor Montana. Non si è visto, eh? E a questo il vaiolo chi gli ha fatto? Ma tu che vuoi? Di che tempicci? Non l'avete letto l'editto del Papa? E te da quando qua hai imparato a leggere? Ma io stavo steso per terra a Piazza San Pietro quando il Papa ha proibito la vaccinazione, per via che il medico che l'ha inventata era giacobino, per cui, disse sua santità, è roba del diavolo. Ma ci credete pure voi? Io no. Ma se non mi dite subito dove sta il dottor Montanari, vado a chiamare colonnello Nardoni. Ma che vuoi da Montanari? Non so cose da donne. Allora, vado. È andata a cospirare? Sì, questo non ce lo sa nessuno, ma dove? Sta in pericolo, qualcuno bisogna che l'avverte, no? Fidatevi, è un poveraccio ma è decore. Stanno in cantina, sotto il teatro Marcello. Scusate il disturbo. E tu sbrigati a casa che il cannone ha sparato da un pezzo, andate a letto. I ragazzini a quest'ora devono stare a letto, no? Su, sposamone in altri due. Non mi aiuti. Fate voi, si è fatto tardi. Io me ne devo andare. Siamo tutti? Quasi. Ci manca solo il sor Filippo Spada. Assente giustificato. C'è la figlia a letto col vaiolo. C'è il neofite? Eccolo lì. È arrivato ieri dal Granducato di Modena. Salute e fraternità. Angelo Tardini. Leonida Montanari. Ha giurato sulla testa di morto di rispettare le leggi della carboneria? Ha giurato. E ha sostenuto la prova del coraggio? Per quella aspettavamo a te, visto che sei chirurgo e c'hai la mano ferma. Metti la mano sul tavolo e apri le dita. Ma bada a te. Se la ritiri o ti metti paura, vuol dire che sei una carogna e non sei ammesso. Ridi, eh? Oh! Ah!
No, non è lui che si è mosso. Mi sono sbagliato io. Sei ammesso. Ma vada tu in tasacco. Ma che dice, pure le parolacce questo? E mo chi è? Chiunque è, peggio per lui. Va. Chi è? Parola d'ordine. Imbecilli! Apri, è uno che conosco io. Ma che se chiede la parola d'ordine al primo che bussa? Beh, lo so, vanno congiurati, sono fregnoni. A proposito, Leo, la rivoluzione è bella che son fada. Non la potete fa più. E perché? E perché il sor Filippo Spada ha fatto il Corriere de Corte, la staffetta, il soffione, il pifere, il trombetta, la mimosa, l'amico, il paesano. Insomma, ha aperto bocca e gli ha dato fiato. Che ha detto? Ha fatto la spia. Ma che sor Filippo? Ma non c'è da fare impossibile. Calma. Va avanti. L'ho saputo a Castel Sant'Angelo. Però se ho sentito bene, l'amico vostro non ha fatto i nomi dei ricongiurati. La denuncia è stata generica. Ma io lo dico sempre, i nobili fanno la rivoluzione come la caccia a orpe, perché si annoiano, mica perché gli serve. Ma non vi scordate che l'esercito è con noi. Un esercito mercenario? La volemmo piantare. Apposta, dico, cerchiamo di vederci chiaro. Sarà poi vero quello che dice questo. Ma chi lo conosce? Cornacchia, molto lieto. Sei carbonaro come noi? Non cominciamo a confondere. Voi fate la rivoluzione, io for carzolaro. Ognuno se fa l'affari sua. Voi avvertito solo per carità umana, si sorte di qua? Ma come la pensi? Non la penso. Non so, dottore, come voi. Beh, bisogna capirlo. Non è colpa sua. Gli manca l'istruzione. E a voi vi manca il popolo. Però quello che hai detto è grave. È sicuro? Siccome alla fia secondogenita del sor Filippo gli era schioppato il vaiolo, dice questo è il castigo di Domine Dio che me punisce per via che sto a tramare contro il Papa. Per cui corre a Castello a confessasse col colonnello Nardoni. Dice purché se salvi sta creatura mia. E si è salvata? La sotterrano stanotte. C'è sempre buonissima giustizia. Per cui se vi sbrigate fate ancora in tempo a scappare via e mettevi al sicuro. Si sorte anche di qui? Calma. Se stanotte sotterrano la pupa, c'è ancora tempo. Nardoni aspetterà domani per far dire a Filippo i nomi. La polizia romana è sempre rispettosa quando ci stanno di mezzo i defunti. Ma se non volemo che domani ci sotterrano pure a noi, bisogna che noi stanotte stessa sotterramo per sor Filippo. E allora io tolgo il disturbo. E questo Filippo Spada dove abita? Ecco, va mancava solo il matto. Qui si va secondo le regole. Facciamo la conta a chi tocca. E invece di uno, ne scegliamo due. Un coltello solo può sempre sbagliare. Specie sei il tuo. Largo! Tieni. E perché? La mano tua è imparziale. Non lo fate, datemi retta. Tocca a me. Aspetta, ragazzi, ce n'è un altro. Che bocca va? Che tocca non si ingrugna. Noi due. Ma che te credi? Che andiamo al ballo? Prego. Non lo fate, io ho avvertito, ci sbattete il grugno. Lo vuoi fa sta zitto, sto uccello de malagurio? Mi chiamano Cornacchia. Matto. Permettete una parola? A quattro occhi, se non vi dispiace, mor di voi.
Voi da quanto tempo è che mi conoscete? Beh, da quando lavori con Cornacchia, no? Sì, lavoro. E il fatto che ci lavoro è una scusa. Voi capite, io so giudia. E se un cristiano convive con la giudia, so dolori. Va bene, ma è questo che c'entra? No, è per dire, insomma, se siamo visti spesso. Pare strano, ma a pezzo a sta parte non passa giorno che non vi si sfonda una scarpa, un pezzo un pantacco. Ma io faccio il dottore, io cammino. Invece a me non mi pare. Sì, perché basta che vi mettete a sedere a bottega che non versate più. Beh, ma lo sai com'è Cornacchia. Lui parla, parla e io mi diverto a starla a sentire. Eh già. Ma com'è che mentre state a sentire lui guardate a me? Che cos'è, un interrogatorio? Che vi siete innamorato di me, poi da caso? Che te ne sei accorta adesso? Beh, io c'ho da fa', buonanotte. Ma Leo? Eh? Io pure. È la tua amante? Ma tu perché ti impicci da affari tui? Ma non è per curiosità, se vuoi vado solo. A me nessuno mi vuole bene. Ma dove dovete andare? Niente. Ah, oh, ma dove lo porti? A giustiziare un traditore. Tu che fai? Resti qua? Vado solo. No, fermate. A me non mi va più niente che vai a mettere ventaglio al gargarozzo. Aggiudi, lascia perdere, non è il momento. Attenti, al riparo. Lo vedi Gary a dire stanotte che sarà successo? No, stai ancora in tempo, non ci andrà. Non me lascia, Leo. Scappiamo insieme. Andiamo via da sta città piagnona, di gente tetra. A Napoli. A Napoli c'è il sole. E il re Ferdinando? Ma a che serve scannare la gente? Sì, ma va bene, non lo fa. Non ci andrà, non lo fa. Disturbo? Ah, riecco l'acqua. Allora andiamo? Andiamo. Dove? Io da solo, con sto matto, non te ce mando. Vai avanti. Giuditta, cerca di capire, io devo andare, io... No, no, Leo, stringimi forte. Ma non l'hai capito che ti voglio bene pure io, che mi vedo in sogno la notte. Ma dov'è questa mano? Io ho paura, non c'è nulla. Ma mo che fai, mi sciogli? Leo, ma che ti sei ammattito? Come mi apprezzo, se sei capace? Sono io, Filippo. Volevo farti le condoglianze. Grazie, Montanà. No, no, non per la tua bambina. Per te. Sei te che sei morto. No, no, per carità, sono padre di famiglia io. È un sorcio. No. Ma che ci avrete da ridere voi due? No! No! Sentete!
aiuto! Cristiani! Mi hanno accoltellato! Mi hanno proprio accoltellato! È morto. Mi pare di no. Oppure sì. Beh. Non so sicuro, che ne so. Non sento niente. Gli hanno fatto un'asola nella panza che va fino a giù in cantina. Allora è morto. È ancora vivo. Ma può essere che muore. E se non muore? È meglio per lui. Ma è peggio per loro. Se Campa parla, dici chi è stato. E allora? E allora deve morire. E beh, speriamo. No, speriamo. Deve morire. Subito. Eh no, eh. Io l'avevo avvertito. E calli a rivoluzione. Un fregnone steso per terra che non è manco morto. E mo che vuoi da me? Un'altra volta andranno a scuola di cortello. Non ci sarà un'altra volta per loro se non muore. Lo devi fare te. Io? Ma non ci penso per niente. E allora lo faccio io. Lascia perdere, Giudì, quello è il lavoro da uomini. Chi è? Che? È il lavoro da uomini, no? A me ma ci sono uomini e uomini, io non sarei capace di farlo a callo, figura da freddo. Zitta. Che? I cavalli. Quali cavalli? I dragoni. Corri, Giudì, ci sono i dragoni. Corri! Dov'è, imbecille? Ah, ecco, siamo arrivati alla città santa. Non guardare, Serafì, che sennò ti fa impressione. Prego, materna donna e stomma, net lux perpetua luce a terra, e questo canta in pace. Amen. Ma no, vedevo! Bisogna ritrovarli io e quell'altro matto, andiamo! Ma andiamo a casa! Se ci trovano fuori a quest'ora, mannaggia a me quando te l'ho detto, quelli che stanno stanno! Tanto... non potevamo fare altro! Li vuoi sempre far scappare da Roma? I barcaroli di ripetta partono stanotte. Ce n'è uno che è amico tuo, no? Amico, io ho fatto le mezze sole. Rapporti di clientela. Andiamo su, muoviti. Ma se n'è un'altra cosa. Vedi, se giriamo tutta la notte, ma trovamolo. Trovamolo, Cornà. Io vado di qua e tu vai di là, ma bisogna trovarlo. Che c'hai da guardarmi? No, è un'ora che stai a dire trovamolo. Chi lo sappia, erano in due. Quanto te basta che ne troviamo uno solo? Ma che stai a dire? Sbrighiamoci. E allora famo un brindisi al papone nostro. A Papa Leone. A Papa Limone. Oh, ma che è colpa sua se soffre di fegato? State buoni. È giusto. A Papa Leone. Limone. Aridaglie. E vabbè, limone, leone, ma che ce frega? Salute e fi maschi. Fi maschi. Dice che la moglie del capitano di Svizzera ha sgravato un pupo tutto giallo che pare in cinese. Ma allora a Roma ci avevamo pure il papete ereditario. Beh, sono ragazzi, e poi si capisce, sono risentiti. Però pure sto papa benedettomo che fa mettere i cancelli all'osteria. Dice, er vino se serve de fuori, così non se riunisca in archiuso per tramà contro il governo. Ma chi è che trama? Qui si cantava, si rideva. Certo, qualche volta ci scappava il morto. Ma mica per ribellione, sempre per futili motivi, allegramente. Oh, giovanotti, il cannone ha sparato pure per voi. E ce frega sai del cannone a noi. Lo vedi? Non accettano più imposizioni. Il popolo è stanco. Più che altro sembra ubriaco. Dateci altri due bicchieri. Andatevene a letto. Adanasce, chi ci manda a letto per forza? 100 uomini come questo e prendiamo il potere. Giudita. Che c'è? Che? Filippo Spada non è morto.
E manco male che per far sto capolavoro ci siete andati in due. Se un'altra volta vi è l'estro d'ammazzare qualcuno, portatevi il cannone. L'hanno trovato? E non lo so, ma se lo trovano, parla, sbrigamosi. Amore, che fa? Te la porti via? 100 uomini come questo e pigliamo un accidente. Aspetta, non possiamo scappare così, bisogna avvertire gli altri. Ma non pensa all'altri, pensa a te, pensate a voi altri due che state in flagrante delitto. Andiamo. Ma dove andiamo? Andiamo a bottegare i cornacchi e poi vedremo. Basta che non vi piano per strada. Eccola, faccia a terra! Leo, siamo fottuti. Faccia a terra. Ciao, faccia a terra. Ma siete voi? Abbiate pazienza, dottore mio, non vi avevo riconosciuto. Mi hanno messo de guardia al pupasso de Pasquino. Che c'hanno, paura che se lo rubano? Hanno paura che discorre. Allora voi capirete, devo star sempre sul chi vive. Eh sì, di modo che come Pasquino si avvicina, io sparo. E com'è che non gli avete sparato? Accidenti a voi, con permesso, dottore. Alto là! Vieni fuori! Oh, a Krameschi. T'ho preso, fiol Duncan. Colonnello. Beh, e questo che è? Vedendo il Papa in soglio, un forestiero domandò: è questo il Santo Padre, non è vero? Ma il capitano dei svizzeri che udì rispose: santo no, ma padre sì. Ci ridete? E chi è che ride? Visto che... Sua eccellenza, se l'avessi visto, gli avrei sparato. Sì, una voce che parla da 4 secoli non si spegne con una fucilata. No, è che mi ero distratto un momento per identificare il dottor Montanari. Montanari? Il dottor Montanari. E dove sta? Eccolo. Non eccolo. Stava là proprio adesso insieme a un altro e con quella non cristiana che lavora da cornacchia. Eccellenza. Toh, questa portala al capitano degli svizzeri a Sant'Angelo. Tanto lo trovi sveglio, il pupo piange. Montanari, perché no? Non è tornata ancora. Stai buona, cerca di non perdere la testa. Ma non hai capito che è proprio quella che stai per perdere? Ecco, se c'avevo un dubbio, poi mi sei chiarito. E non so se è chiaro pure per voi. C'ho le corna. No, è che... No, è che l'anima degli mortacci tu è da rivoluzione. Sta arrivando Nardoni con la pattuglia. Famo finta che mi sento male. E tu sei venuto qui per visitarmi. Ai, oddio, come mi sento male. Ai, oddio, come mi sento male. Che c'ho? C'hai in cuore come una casa, corna. E tu c'hai in cervello come una gallina. A rivoluzione, mi fate ride. Ma chi lo fa a Roma? E quell'altro c'è pure dall'estero, dal Granducato di Modena. Voi perché siete destruiti, chissà che vi credete. Permettete? Prego. Se vi do tanto disturbo, io posso tornare a Modena. Cornacchia, noi vogliamo solo la libertà. E anche tu la vuoi. Io? Mi preme in cappia a me da libertà. A che mi serve? Io quando è giorno marzo, quando è ora di mangiare, mi metto a sede e quando è scuro me ne vado a letto. Io il precetto pasquale obbligatorio. Non bevo, non bestemmio, non rompo i coglioni. E voglio bene una donna che va bene un altro. Faccia la rivoluzione. Io mi sputerebbe in faccia da me. Eccolo. Ai, oddio, come mi sento male. Oddio, che dolore. Che ci avrò, dottor? Una febbre terziaria? Sì, francescana. No, qui, qui. Ah, ecco, sulla panza. Sta qui per caso il dottor Montanari? Chi è? Per me potete pure andare in giro scarsi, ho chiuso botte. Eccellenza mia, come mi sento male. Tornate un'altra volta, può essere pure una cosa epidemica che si attacca. Dottore, se appena avete finito con Cornacchia, voleste scomodarvi a venire con me. A che fare? Beh, abbiamo trovato Don Filippo Spada steso per te. Ah, io? Si direbbe che gli hanno dato una coltellata. Oh, poveraccio. Però se vi sbrigate, può darsi pure che fate in tempo a salvargli la vita. Perché, non è morto? Pare di no. Ah, io. E parla? E che vi frega voi se parla? Vi deve nominare nel testamento? Preoccupatevi piuttosto se respira.
È meglio che vi sbrigate. No, e che se sbriga? È che aronzamo. C'è stavo prima io. Io ho i dolori spasmodici. Che me sarò mangiato? Il vermine del finocchio. Oh, dottor, non me ne andate, io già me lo sento. Sta diventando tutto freddo. Se voi uscite qui c'entra il prete. No, qui il prete non entra. E tu morirai in peccato mortale, visto che vivi more uxorio con una giudia. Ma quale moruxorio, eccellenza? Questa è una lavorante mia che mi tiene i libri mastri, mi conta i diti dei piedi dei clienti, perché io non so contare, eccellenza, sono ignorante. Tu da casa, giudia, ma chi la tocca? A me mi fa schifo, volete che gli sputo? Io gli sputo, scendi. Beh, io vi aspetto fuori, dottore. Fate presto. Oddio, la panza. Ah, io come sto male. Ah, io come sto male. Ma voi state peggio. Io sono pronto. Andiamo? No. Atenea che ti conosce. È meglio che vado solo. E poi può essere che Filippo schiatta senza ripiè a conoscenza. Vatti a fidare dei dottori. Cornà, se mi dovesse succede qualche cosa, pensaci te a Giuditta. Ma io già ci stavo a pensare tanto bene prima che arrivassi lì. È arrivato pensaci. Forse con un po' di fortuna. Ma è meglio non dire niente. Chi lo sa? Vedrai che tornerà. Ehi! E che fa per cambio della guardia? A Bersidello. E questo non l'aiutiamo? Sì, sono diventato il santo protettore di carbonari io. Non vi preoccupate, non ho nessuna intenzione di lasciare solo Montanari. Potete indicarmi la strada per raggiungerli? Povera creatura. Povera creatura. Gioca col coltello. Loro credono, Cornà. C'hanno un ideale. Non so mica come te o come me, che non credemo manca al pancotto. Noi siamo buoni solo a piagne e a tripolà. Venite, vi accompagno io, se no vi perdete per strada. Come si chiama il barcarolo che conosci a Fiume? Ah, non so. Anna, ma Cornà, si tratta della pelle. Come si chiama? Non lo conosco. Ma quello dai mezze sole. Ma che gli è del nome? O chiamano Gannavota? Ah, manco male. Andiamo. Salute, fratello. E grazie mille. Sì, Arciufolo. Povera piccina. La stessa notte, il funerale della sorella e adesso il padre che muore. Appunto dico, portiamola all'ospedale, almeno ci proviamo. Tanto se resta qui, muore lo stesso. E allora è meglio che resti. Magari in uno sprazzo di lucidità ci dice chi è stato. Ma vi sembra umano farlo morire così, questo poveraccio? Ma io devo pensare alla collettività, non al singolo. Lo so che non siete d'accordo, ma parliamone. Così ci passa pure il tempo, intanto che aspettiamo. Ma aspettiamo che? Ma che puta caso parli. E devo aspettare anch'io? Io direi di sì. Voi ditemi dovesse nominare nel testamento. Avete visto mai? Ma non si arriva mai. Passiamo di qua, famo prima. State perdendo tempo. Io da Cannavota non ci vengo. Namo. Io voglio andare da Montanari. Oh. Aspettate un po'. Ho capito, andiamo di là. Lo sapete chi è che sono? Sarà Cannavota. È Paolina Borghesi, la sorella di Napoleone. Sì, ma han pensato alla statua di Canova, quella ignuda sul materazzo di marmo. Vedeste com'è ridotta, pelle e ossa. Sta sempre rintanata là dentro con la madre, Madama Letizia. Due vecchiacce, due gufi. Sempre a spiata dietro ai persiani al vicinato. Aspetti colà. Che decadenza. Certo che la vita è uno sfacelo. Io quando penso alla vita mi muoro di paura. Allora che facciamo? Restiamo qui? E poi non vi capisco. Montanari è in pericolo e voi state qui come al concerto. E beh, che dovrei fare?
Ma non siete la sua amante? Io? No. Siamo solo amici. Voi date retta a Cornacchia, quello è un povero scemo, geloso, vede amanti pure dove non ci stanno. E magari non li vede dove ci potrebbero star davvero. No, voi muovete, ci sono le guardie. Ah, io, mamma. Siamo circondati. E io che faccio? Te fai coraggio. Scusate un po'. Allora, diamo l'aria fresca, eh? Ma voi non siete giudia per caso? E non lo sapete che giorno è oggi? Un giorno come l'altro. Eh no, è sabato. Beh, me sono scordata. Andiamo, va. Un momento. No, no, lasciate perdere, per carità. Questo è un signore forestiero di passaggio per Roma. Mi aveva chiesto un'informazione, io manco lo conosco. E allora non ve impicciate. Io voglio vedere dove la portate. Ma fate un po' come vi pare, andiamo. No, no, lui no. Io mi vergogno. Per piacere. Io vengo. E tu, popolo giudio, te domandi perché sei maledetto. Ma puzza via, tu sei stramaledetto. Ma come, pure a Pilato, che era pagano, gli tremò la coscienza e se ne lavò le mani. Perché il romano capiva, forse intuiva. E tu invece niente, gli hai fatto portare la croce. Tutti i sabati sto flagello, manco fossimo stati noi personalmente. E poi ci vanno pure sette in messa. Ma perché? Per avvederli, no? Non gli date retto, fanno per sfregio. Ma se era nel disegno della provvidenza che Cristo penasse e morisse da uomo, qualcuno lo doveva ammazzare. Siamo stati noi altri giudii. Avemmo fatto male. Io dico che avemmo fatto bene. Così avemmo compiuto la volontà di Dio. Per cui, invece di perseguitarci, ci dovrebbero rispettare. Brutti zozzoni, porci, maledetti! Ma non si ribellano. Venite, sor Monzù. Il semita è scaltro. Questi non sentono manco una parola. Ma mi raccomando, che rimanga tra di noi. Guardate io l'orecchio. Ci si mettono i tappi di cotone. Poveracci. Noi famo finta di non vederli perché siamo tolleranti. La clemenza di nostro signore Papa Leone XII, che invece delle gaffe tutti in un mazzo e debuttarvi al fiume, va pure allargato il ghetto per farvi stare più comodi. Non è vero! Come non è vero? Non è vero, non gli date retta, è un bugiardo. Non vi date incantare. L'ha allargato per farci entrare pure quelli che stavano da fuori. Dice che se no contaminavano i cristiani. Manco che essere giudì, fosse un'epidemia. Cristo Gesù Maria, che se deve sentir di? Allora andatevene tutti a casa. Tanto io predico al vento. Io mi metto a sede. No, 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 zifra, continuate. All'ordine pubblico ci penso io. Sì, ci pensate voi. Ma che è diventato? Io me la porto e via. E se cercate di fermarmi... Anticamente, quando si facevano le prediche, non si sentiva volare una mosca. Tutti vendevano dalle labbra del predicatore. Questa è più lunga, sor Monzù. Che volemo fare? Scoppiare un incidente diplomatico? Niente, voi. Niente, grazie. Portatela a casa. Dopo lo sparo del cannone non si può più girare. Ti astrozzo pure a lui. Io non ve guardo. Dice, ricomincia la predica. Ma che, io me le preparo? Le so a memoria? Io parlo così, come mi detta il cuore. Mo vatti a ricordare dove ero rimasto. A brutti zozzoni porci maledetti. Beh, di solito una coltellata è la vendetta di qualche cornuto. Ma se a Roma c'era un cornuto, era proprio... Io su questi argomenti faccio sempre delle gaffe, sarà che sono scapolo. E allora qual è il movente, secondo voi? Consultatevi con un poliziotto. Io faccio il chirurgo. Ah, sì, sì, lo so, ma si fa così, tanto per parlare, per passare un po' di tempo. Vediamo un po', ipotizziamo. E ipotizziamo? Che me frega? Ah, ecco. Potrebbe essere stato per un movente politico. Ah, dice che è politico? Beh, che Don Filippo avesse tendenze liberali lo sapeva tutta Roma. Tendenze moderate, si capisce. Ma in questo caso chi te la può dare una coltellata? Un avversario. Per cui sarebbe come dire che gliel'ho data io un prete. Allora si esclude anche il movente politico? No. Ah, no? No, perché questi liberali giacobini tante volte si scannano tra di loro. Niente di meno. Sì, per via che ognuno la pensa come gli pare.
C'è chi vuole la Repubblica, chi vuole il Papa costituzionale. Insomma, l'anarchia. E allora si ammazzano uno con l'altro. Ma... ci pensate, dottore? Dico, ma come si fa a dare una coltellata a un uomo per la politica? Scannarlo soltanto perché non la pensa come voi. No, scusate. Ma il governo non ammazza lo stesso chi non la pensa come lui? Avete mai sentito parlare della ghigliottina? No, ma che c'entra? Ma il governo che è? Mica è un uomo. È un'altra cosa, è una cosa astratta. Per cui quando t'ammazza il governo è come se non t'ammazzasse nessuno. Ecco, voi, come è noto, non vi impicciate di politica. No, io no. Ma puta caso vi incapricciaste di giacobinismo. Me la dareste una coltellata a me? Ma io me la darei pure adesso, mi è stata a far perdere tutta la notte. Bisogna viaggiare in assetto di guerra, se no i briganti ti stuprano. Torni e trovi la famiglia sterminata. Cesarina appena nata sottoterra. Mio marito, un catarro. Maledetta Italia sentimentale. No, io torno subito a Vienna da mia madre. No, per così sì, poco. sì. È grave? Pardon? Per mia regola, voglio sapere se muore. Volete anche sapere a che ora? A brutto ignorante! No, non sparare! Che insolenza questi borghesi. Io mi devo andare a casa a cambiare abito. E perché? Perché stasera c'è grande festa a casa Rospigliosi. Anch'io dovevo andare a un ballo, ma purtroppo... Ma deve stare proprio per terra mio marito? Oh, un momento, aspettate, principessa, vi prego di rinunciare. Sarei costretto ad oppormi. E poi non è trasportabile. Perché? Posso dirlo io, colonnello? Perché si spera che prima di morire faccia la spia. Via! Ah, more nobilium, stare per terra solo si morto. Lui ancora vivo, non può restare così, der Teufel. Adesso io mandare il cameriere di mia casa. Grazie. Che ora può essere? Tardissimo! Oh, Marianne! Piccola cara, tu stai a funerale di sorellina. Sì, adesso mamma torna subito che prima deve andare a canto e ballo. Papà c'è di tornare fuori. Ecco, adesso è anche colpa mia che quello zozzone non si taglia mai unghie di piedi. Aspettare che io risolva il tutto. Ecco. Uno che desse una coltellata a quella, lo capirei. Lascia perdere, Angeli. Scappa. Montanari non voleva che ci andassi pure te. Non gli vuoi essere utile a niente. Non posso, Giuditta. Devo andare. Ma se vi viano a tutti e voi che siete lì meglio, a noi chi ci resta? Chi ci dà la speranza? E poi non è manco giusto. Sei giovane. Sei tenerello. Perché devi morire? Perché l'ho giurato. O liberi o morti. Ah, a me mi fate paura. Angeli, tra poco sei da giorno e sicuro non meno rischi. Il fiume è pieno di battelli che vanno e vengono. Ti fai calare dentro una stiva e domani chissà dove stai. Lontano. Forse a Napoli. A Napoli c'è il sole. Ma c'è anche il re Ferdinando. Quello è peggio del Papa. Ma state sempre a pensare agli reali papi. Possibile che non ci avete mai un'altra idea per la capoccia? Io un'altra ce l'avrei. Quale? Io vi amo. Angeli, che hai detto? No, niente. Allora io te ci mando. E io devo... Tu resti qui con me. Non t'avevo promesso che sarei scappato. Vabbè, lo so.
Questo l'hai detto. Però io ti amo. Hai detto pure questo. Nulla di più. Qual è la strada? Va, va. È questa la strada che porta la ghigliottina. Sempre dritto. Non te puoi sbagliare. Allora io vado. Può darsi che Filippo sia morto senza riprendere conoscenza. Può essere. Beh, visto che ci si trovava, la principessa ci poteva far portare il letto pure per noi. Io c'ho un sonno. Perché? Non state comodo? Ma, aspettiamo il sereno trapasso. Tom, guardate chi c'è. Non era con voi a casa di Cornacchia? Che strane usanze. Che sei venuto a fare? Ma che razza di domande, dottore? Il cane segue sempre San Rocco. No, non ridete voi. Secondo me avreste fatto meglio a restare a Modena, signor Targhini. Gradireste una tazza di caffè? Grazie, sì. Prego. Signore, signore, a papà gli muovono i diti. Carolina. Figurati se questa stanotte tornare a casa. Beh, ma dove sta il soffitto? E voi? Voi che fate qui in camera mia? Senti che sfifali in sta stanza. Il dottor Montanari. Ma allora, se c'è il dottore, vuol dire che sono malato. E quest'altro chi so? Soldato? Ma che sto a fare? Ho letto in mezzo alla strada, eh? Madonna mia, che è tutto sto sangue? Oh, non mi ricordo, mi hanno accoltellato! Chi? Eh? A chi? Chi? Come chi? Ah, sono stati quei due lì, Montanari, e quell'altro... Voi non ci crederete, dottore, ma fino all'ultimo ho sperato che non foste stato voi. Avete un mestiere serio, utile al prossimo, alla nazione. E poi alla vostra età, fosse stato solo lui, uno straniero. Ma contenti loro. Così va la vita. Comandi? No, dicevo, Marco Aurelio sta sempre a cavallo sul Campidoglio. Filippo Spada non è morto e grazie a Dio si spera che guarisce. Targhini e Montanari aspettano il giudizio. Io continuo a far pecione e lascio i pensieri gravi a chi c'ha più capoccia di me. Faccio male, eminentissimo. Fai bene, Cornacchia mia, fai bene. Io vorrei essere come te, orbo di un occhio. Andiamo bene, io non ci vedo chiaro manco con tutti e due. Ma è diverso. Perché vedi, quando tu hai rifatto due suole e un paro di stivali, hai fatto più del dovere tuo. E io invece no. Io mi sono distinto nella repressione del brigantaggio e ho messo in fila 45 teschi di briganti tra San Germano e Roma. Un viaggio allegro. A quei tempi non ero ancora un principe della chiesa, ma un semplice pastore d'anime. Ma sai, siccome dicono, questo Rivarola è un tipo che si fa rispettare. Ammazza. Ma no, non lo vedi? Parlo anche con te, che sei un umile scarpare. E difatti io vi porto il massimo rispetto. Ma cosa fai? Mi baci il sigillo?
Ah, il sigillo. Insomma, allora dicono, facciamogli fare il processo a Targhini e Montanari. Ve ne occupate voi. Allora mi raccomando, un occhio di riguardo. Per chi? Per la salute vostra. Con tutto sto da fa, non ve strapazzate. Invece non finisce qui, perché appena finito questo processo devo correre in Romagna a reprimere le sette occulte clandestine. E tu sai meglio di me, i romagnoli, tanto per cambiare, sono i sudditi più turbolenti. Insomma, non si finisce mai. Ma tu almeno hai finito con questa scarpa. Ancora due bollette, Eminenza. Cornà, io vado. E questa bella mora? Chi è? Giudizia di Castro, Eminenza. Al suo comando. Che peccato. Così bella e tanto giudia. Ma qui a Roma, tra giudei, giacobini e briganti, non c'è rimasto più nessuno. Ci siamo rimasti noi, Eminenza. Fedelissimi ai romani. Che ce frega? Ecco, bravi. La lascio tutta a voi, Roma vostra. Ah, ma che t'ha mozzicata la tarantola? Ma dove vai? Torno subito. E io cosa faccio? Ditevi due orazioni. Ando vai, fermete, duretti qui. Ma che fa? Ma guarda te che fa il buffone con i cardinali. E poi le parti nostre erano ieri. Dicesti, siamo due disgraziati, famosi compagnia finché dura. E beh, io sono sempre un disgraziato. Perché? Per te è cambiato qualche cosa? Lasciamo perdere, Cornà. Tu m'hai capito. No, aspetta. No, e mandami via. Ah, Judy. Te lo chiedo così, per curiosità. Ci hai proprio persa la testa per quello. Però pure quell'altro, poveraccio, mi fa una pena. E che sei stata a letto? Per terra. E bravo il dottor Montanari. No. Come no? O Targhini. Hai perso la destra per Targhini, quel sartapicchio. Ma no, per Montanari. Ma aspetta un momento, non ho capito. Ma come, te sei innamorata di Montanari e sei stata per terra con Targhini? Ma no, è che... La Cornà, non mi rompe i coglioni. Ecco. La scarpa, Eminenza. Sì, se aspettavo te. Chiedo scusa, mi è cascata. Ti è mollato, No, l'ho scaricata. Beh, non c'è mica da vergognarsi di esserti innamorato di una giudia. Capita. È la vita. E ti dirò di più. Una cosa che dico solo a te e che al mondo non sa ancora nessuno. Ah, grazie. Mi raccomando, che rimanga fra di noi. Dite pure, Eminenza. Il difetto mio è proprio l'ignoranza. Secondo me, questi giudei sono esseri umani quasi come noi. No. Sì. Oggi 31 ottobre nell'anno del Signore 1825, noi Agostino di Sant'Agata, la suburra della Santa Romana Chiesa, diacono, cardinale di parola con speciale breve, delegato alla santità di nostro Signore Papa Leone XII, felicemente regnante, pro tribunale sedendo, eccetera, 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 invocati il santissimo nome di Dio ed avente la sola giustizia davanti agli occhi, letti e ponderati... Andiamo al dunque, Eminenza. Letti e ponderati i processi della presente causa, esaminate le eccezioni a propria discolpa da essi addotte... Ma quali? Quali discolpe se non ci avete fatto aprire bocca? Ma che cosa pretendete? Un avvocato?
È ritenuto che consta pienamente l'esistenza della società carbonara nei domini pontifici e che detta società mira allo sconvolgimento dell'ordine sociale per sacrificare tutto alla vendetta, alla rapina. Ci hanno preso per briganti. Peggio, figliolo, peggio. Perché almeno i briganti hanno l'attenuante che sono dei morti di fame. E che tutte le cose in fatto sono state contestate in processo da più confessioni spontanee di individui appartenenti alla stessa società carbonara. Ci hanno tradito, Angeli. Silenzio! Cosa faccio qua? Il burattino? Maleducati. E dalle confessioni spontanee di numerosi correi che, in conformità delle leggi, godranno il privilegio dell'impunità e del segreto sulle loro rivelazioni. Sentite, Eminenza. E Mona? Insomma, non è possibile interrompere ogni minuto la lettura di una sentenza. Voi la chiamate sentenza, questa? Mi fate ridere. Ridi, ridi, che poi sentirai cantare la quaglia. Abbiamo giudicato definitivamente e inappellabilmente sentenziato i nominati Leonida Montanari e Angelo Targhini, rei di alto tradimento, lesa maestà, mancato omicidio e detenzione di arma proibita. E pertanto li condanniamo alla pena dell'ultimo supplizio mediante il taglio della testa. E adesso? Non ridete più? Avete perso il fiato? C'è un tempo per far l'amore. Ehi, è meno male che vanno condannati a morte. Se vedavano del gatto, lo assai che rottura. Che c'hai, Angeli? C'hai paura di morire? E allora che c'hai? Posso farti una domanda? Di. Giuditta, che c'è tra voi due? Poveraccia, lei ha cercato di fermarmi. Dice, non l'ammazzare. Scappammo insieme. Andammo a Napoli. A Napoli c'è il sole. Senti un po'. Giovanotti, c'è una visita per voi. Breve, perché non sarebbe permesso. E allora non ce la fate fa. A me tutta staria che ci avete le faccia sempre il piacere. È il paternalismo dei tiranni. Ah. E allora che fo? La mando via? Ma chi è? E che ne so? So io. Breve, eh? Che parli con me? Ho capito. No, so io che ho capito. E allora? Sono a Mignotta. Io ho fatto una domanda, amor di voi, crederei una risposta. E beh, d'altra parte è giusto. Che dovreste pensare? Ma io ci ho provato. E come ci può provare una donna? Con le chiacchiere, eh? A discorrere politica. Quali mezzi c'ha una donna per competere con l'uomini? Che c'è? C'è solo l'amore. O come accidente lo chiamate voi. E io ci ho provato con l'amore. A turno? Si capisce. E visto che con te mi era andata male, ci ho provato con quest'altro. Sì, signore. Dico, almeno ne servo uno. Non ci sono riuscita. Pazienza. Beh, almeno con lui te la sei spassata. Niente, dico. Ma poi che vuoi? Che mi devo sentire in debito con te? Io te lo pago subito il conto, mi frega assai. Sorti fuori. Volentieri, ma questa è una galera, mica una locanda. Ma che stai a fare? Che c'è? Non potete far sortire Targhini in momento. Per fare via un po' d'aria. No, se volete ve lo mando in villeggiatura a Castel Gandolfo. Fatemi uscire per un po'. Vuole restare sola con Montanari. Ve ne prego. Vabbè, ma dove metto? Ci avessi un'altra cella libera. Se nega l'ultima grazia a un condannato a morte. Per piacere.
Andiamo, ragazzi, andiamo a fare due passi, va. Ma che stai a fa? No. Mettete comodo. Scusami, Leo. A me non mi va. Nemmeno a me. Mi perdoni, D'Angelino. Magari ci fossi riuscita con lui. Lui è giovane. Ci avrebbe avuto tutta la vita davanti. E tu? Io? Me frega assai a me. Ma come te frega assai? A me non ci pensi. Io te voglio bene, non l'hai capito? Io mi sono innamorata. Judy, non mi fa stocchi da cattuccio. Lasciami morire in pace. Che guarda il mare, tra la la, tra la la, tra la la, la la la. Andiamo, va. Aspetta il suo cavaliere. Ma io più mi invecchio e meno ci capisco niente col mondo. La bella che prigioniera, tra la la, tra la la, tra la la, la la la. Ha un nome che fa paura. Libertà, libertà. Andiamo su. Chi fa la rivoluzione non si deve portare niente appresso. Amori, affetti, tutte palle di cannone legate al piede. Da rivoluzionario è come il santo. Lascia tutto e invece della croce via il coltello e si incammina. E dove va solo? Noi non siamo soli. Se il popolo... se il popolo si sveglia all'improvviso... Permetti una parola? Beh? Fammi capire, era scuro? Che? No, dico, non ci si vedeva. Ma quando? Quando, insomma, tu te credevi che era Montanari e invece era Targhini. Te sarai sbagliata, no? No. Boh, io non te capisco. Ma te che vuoi capire, Cornè? Risolvi le scarpe e state zitto. Dai, la vuoi piantare con sta sinfonia? Passiamo di qua, che è più corta. Panna dove? Che ne sai dove devo andare? Vabbè, ma di qua si fa prima. No, non c'è andare, Giudì. Aspetta! Suffragio dell'anima degli condannati a morte. Andiamo via, Giudite, ne ci dice il fiele e nient'altro. Indulgenza plenaria, fate un'offerta. Ma vedi, dannate. 100.000 anni di perdono e remissione perpetua degli peccati. Fate un'offerta che vi conviene. Ma è giusto. Ma
Eh già. Pure De continua a non sapere niente. Ma fa finta di non vedere. Ma nasconde la testa sottoterra come gli struzzi. Ma non vedi che appena ti risulta la tagliano. Che potremo fare? E fate un'offerta. Ho già dato. L'unica che volesse bene. Bene, in un mondo così. Ma proprio perché il mondo è così. L'ideale sarebbe pure che volesse bene in due. Ma siccome questo non si può pretendere, contentiamoci. Uno va bene e l'altro fa compagnia. Ma a chi è che va bene? Io. A chi? Mi fai solo ridere. A Giudì io lo capisco che ti sei innamorata di Montanari, oppure di quell'altro, o di tutte e due insieme, che ne so. Pazienza. Ne tengo conto. Non avete sentito, Canone? Andare a dormire. Andiamo a casa, Giudì. Va a dormire. Continuate a dormire. Mentre lì meglio ci sbatteranno sempre il grugno. Dormi, Cornato, dormi sempre. Sì, ma dormiamo insieme. Almeno se de notte c'hiamo paura, se abbracciamo stretti. Ma abbraccia dall'ossa di tua zia. A te non ti serve una donna, ti serve una biocca che ti viene sotto l'ala. Ma io con la carogna non ci dormo. No, carogna no. Chi va bene non è mai carogna. Non l'hai vista la ghigliottina? Guardala sta carnevalata! E tu non c'hai manco il coraggio di dire che non è giusto. È vero, Cornà. Tu non sei una carogna. Tu non sei niente. Non sei manco un uomo. No, Giudì. Tu come innamorato mi puoi pure sputare in faccia. Ma come uomo mi devi rispettare. L'uomo non si giudica solo dentro al letto. Non basta mica. Che sta da fare, signor maestro? Sto a scrivere i nomi dei condannati a morte da mettere sotto il sacramento. E che Targhini se scrive senza H? Se leggerebbe Targhini. Dite? Date qua, ve lo scrivo io. Ecco fatto. E tiratevi su sto cappuccio, fate paura. No, no, state meglio così. Agurna! Il carzolare analfabeta sa scrivere. Curioso assai, ma buona sapesse. Buona sapesse. Agorna, allora sai scrive? Che è tutto sto mistero? È una vergogna sapere scrive. No, ma qualche volta è un rischio. Mi fanno ridere a me li carbonari. Ma chi so? Li congiurati, di che? No, parla con rispetto. Quelli si sono giocati alla testa. De teste ne puoi tagliare quante te ne pare. Sono le lingue che contano. Ognuno fa la battaglia sua, io ho scelta la mia. Sì, de far carzolaro. No, de essere la voce di Roma, del malcontento popolare. Ma che stai a dire? Io sono la vera ribellione. Giudì, non ti disturba, io sono Pasquino. Sì, signora, sono io il satirico misterioso. Quello che scrive i ribelli infamanti contro il governo. Sì, ma maschero da scemo per sviare i sospetti. Ma intanto denuncia il marcio il popolo pianota. Se sveglierà, e che ne so? O poi che tu sveglio io a serciate sulle finestre? O vorresti che si svegliasse quando te pare a te? O quando pare a Targhini a Montanari? Agurna, ma io non ce lo sapevo. E mo ce lo sai, che cambia? Sono Pasquino, mi hai detto una caccola. Cornuto so e cornuto resto. Ma allora tu puoi fare qualche cosa, tu li puoi salvare. Io? E perché mi hai preso per Santa Rita da Cascia? Ma bamboli ammazzata, te e loro. È finita, Giudì. Cari fratelli, è permesso l'introito? Pace e bene. Pace e bene. È arrivata l'ora? Come si dice, mors certa, ora incerta. Ma questo dipende da voi.
il braccio secolare che è la giustizia va consegnato al braccio spirituale che saremmo noi. Ma noi chi? Chi siete? Chi so io? E che te frega di sapere chi so io? Siamo granelli di polvere noi. Vuoi sapere il nome mio? E non è mica il mio, noi ce lo cambiano quando entriamo. Ecco. Ma non vedi chi so. E perché il braccio secolare ci avrebbe consegnato a voi? Ma che vuoi sapere tutto tu? Ma chi sei? Perché questa è la procedura. Noi poi vi riconsegneremo al braccio secolare non appena vi sarete pentiti. Pentiti di che? Ma come di che? Dei delitti che avete commesso. Non ve potremo mica ammazzare subito. Se noi vi ammazziamo così, voi ve ne andate dritti dritti all'inferno. E noi qui indegnamente lavoriamo per Padre Eterno, mica per diavolo. Per cui ve dovete prima pentì. E poi mi ringrazia di Dio. E se non se pentimo? Come non ve pentite? È così che rispondi tu. Qual è una delle virtù di noi altri frati? Secondo te quali virtù hanno i frati? Nessuna che io sappia. No, eppure una ce l'abbiamo. Quale? È la pazienza, figlio. Se noi a quest'ora già ti avrei dato un cazzotto in testa a te. E invece con la pazienza io mi metto qui e cerco di salvarvi l'anima. E finché non vi sarete pentiti, niente esecuzione. Questo è nel diritto del nostro ordine, figli miei. E allora per l'esecuzione vi toccherà aspettare. Magari in par di cent'anni, chi se pente? Sì, lo so, questo lo dicono tutti. Ma con la pazienza si ottiene tutto. No, un momento. La pazienza richiede tempo. E a me chi mi corre appresso? Anzi, datemi una sedia perché ho già capito che con voi qui la questione si risolve in piedi. E col tempo tutto può succedere. Allora, zifra? Però volete un consiglio, figli? Chiedete subito perdono a Dio. Così ci fate subito zompa la capoccia. Che la capoccia, che sarà mai? Come siete piccoli figli, attaccati alle miserie. E che è la vita? Apri l'occhio e già si è fatta notte. Ve ci affannate tanto, cercate chissà che, volete riportare il mondo, ma non fareste manco a tempo, la vita è corta. Chiedete subito perdono a Dio. Salvate l'anima, il fine ultimo dell'uomo, è l'eternità, perché è lì che andiamo tutti. Ma noi andiamo da un'altra parte. Dove? Bravo Angelino. Ma che bravo, questo è mezzo scemo. Non c'è altra parte, non c'è scampo. O andiamo tutti giù all'inferno o andiamo tutti in paradiso. Ci vuoi mannà? Voi ci andrete. Noi pure da morti restiamo nel mondo. Ma che fa? A fa da esempio a chi resta. E chi resta? Ma chi resta? Che è rimasto dagli egiziani? Niente. Quattro mummie secche. E dei romani? Quattro muri crollati. E degli etruschi? Niente. Due gocci. Restano i carbonari. Che carbonari? Quelli che vennero il carbone, no voi? Salvate l'anima, figli! Andate in paradiso! Io ve ci posso mannare! Perché indegnamente ho questo potere! E noi invece non ci vuole mannare, non siete contento? Meno sede e meglio state, no? Ho capito, va. Allora io me li metto a sede. Ma te pare, figlio, che io starei qui a parlare contro l'interesse mio? Ma più semo e più vuol dire che c'hiamo ragione noi! Ma il punto è proprio questo. Noi non ci vogliamo pentire per dimostrare che avete torto voi. Come la mettemo? Io mi metterei a piangere. Ma non me viene. Ma insomma, se ci aveste ragione voi, io mi sarei vestito così. Ma se senti a te, che mi sembra antipatico, cuori chini. Che pena che mi fai, Dio. Cristo sì, Jesus Maria. Aiutami tu. Ammazza, ma sono duri questi, oh. Ai, Maria, se non stai qui, tu non c'è. Santo. Che? Ho sentito improvvisamente... E che ti senti, Pio? Non so, come un subbuglio dentro l'anima. Che sarà stato? È forse la coscienza che te si sveglia. Tu che sei più giovane e me l'hai incallito nel peccato di quest'altro. Che fai tu? Fattere via, che stai a guardare? Te vuoi pentire, figlio mio? Forse sì. Vogliamo pregare insieme? Preghiamo. No, forse è meglio che ci penso un po'. Per conto mio. Ma che mi stai, coglione? Ho capito, va. A voi vai a giocare. Allora basta con le chiacchiere. Ne riparliamo domani, eh? Ah, che meglio. Avete visto mai che uno a mente fresca ci ripensa e magari dice... Ma che fate, non ve ne andate? Non dove vado?
Ma io ragazzi me non sto dormendo così. E dovete pregare proprio qui? E zitto? Ma che te credi che mi sta a divertire? Io sto a lavorare. Sto a pregare per voi. Ah. Ehi, se vi do tanto fastidio, fate finta che sto. Ma io ragazzi me non sto dormendo così. Non sto dormendo. Ma noi così quando dormiamo? Mai! Finché non ve pentite, non ve faccio chiudere occhio! Ai Maria, grazie per questa guida, mi ricordo che il Gesù, Giuseppe e Maria, ma che sto a dormire? Per i carbonari, quando stanno? L'hanno ghigliottinati? Mamma mia bella, mi sono perso due anime. Signore mio, perdonami. Aprite! Fatelo uscire! Ma che è aperto? Carceriere! Carceriere! Buongiorno. Dormito bene? Che fate voi lassù? Chi mi ha fatto uscire? Io. È il regolamento. Ma che regolamento? Questi non devono manco dormire. Dai un po'. Faccio vedere io. Regolamento. Ma che regolamento? Fratello. Oh, qui state, eh? Stanotte, pregando. Mi avete buttato giù dal letto e vi ci siete messo voi. Io? Ma che state? E come russate, padre mio? Sembrate un animale. Mi sono dormito, ok. La carne è debole, figli, ma lo spirito è sempre vigile. Tiè, guardatelo sto cielo, guardate ste nuvole smerlettate, ma chi ci ha messo lassù? E quelle guardie svizzere chi ce l'ha messa laggiù? Dove? Là. Attenti voi altri increduli, che stiamo tutti sotto la stessa cappa. Eccola qui, guardatela, questa è la cappa nostra. Guardatela sta cupola che s'alza verso il cielo. Che c'è sta a fa'? E quel cannone puntato verso Roma, che ci sta a fa'? Il cannone! Ma che state a guardare sempre per terra? Guardate pure per aria! Ho capito, ma continuate sempre a giocare! Ma ce l'avete detto voi! Ma tu lo sai, figlio, in che senso lo dicevo! Sì, fra, è inutile che ci raccontate favole. Lassù non c'è nessuno. Peggio per voi. Io vi do la vita eterna e voi mi date un calcio nel culo. Ma se vuol sapere che razza di gente siete, con una mano ci scannate e con l'altra ci date la vita eterna. Sono le contraddizioni del potere, figlio. Sì, fra, l'aria è finita. Andiamo, va. Allora, la cella sta qui. E noi andiamo da là. Ci volete accompagnare? Dove? Che vanno messo, in cantina? Un passo avanti verso il patibolo. Ma è così che lo dici? Questo sembra contento, Anna, il patibolo. Guarda che stanzio, andiamo. Che vuoi? Non ce lo so manco io, non ci ho dormito tutta la notte. Facciamo un affare, Eminenza. Io vedo Pasquino e voi date serva la vita a Montanari. E da quando in qua gli scarpari vanno in giro a fare di questi baratti? Sbrigatevi che se ci ripenso mi accorgo che ci rimetto e non se ne fa più niente. Pasquino in cambio di Montanari, tu dici? Beh, volete mettere in carbonarello qualunque... Cor satirico epigrammatico misterioso. Se io fossi in te, non lo butterei mica tanto giù il carbonarello. Oppure dici così perché ci vorresti mettere Targhini sopra mercato? No, è che stiamo a Campo dei Fiori. Fate come vi pare, quello è un sartapicchio. Beh, che cosa sono queste efferatezze? Ma io dicevo così per non levarveli tutti e due. Anche se pecore nere, ricordati, io sono sempre un pastore d'anime. Bene alzato!
cosa, Eminenza? Ecco, vedi, quella è una pecorella smarrita, per esempio. Sì, ma adesso volevo concludere, magari la pascolate dopo. L'anima. Perché ti sta tanto a cuore la pelle di Montanari? Io ho proposto un affare, con tutto il rispetto, Eminenza, a voi che ve ne frega. Se ve conviene. Conforme? E chi sarebbe, Pasquino? Sì, buonasera. Sarebbe a dire? No, è che io non sono tanto diplomatica, Eminenza. E magari ve lo direi pure. E dimmelo. Facciamo così. Voi prima mi liberate Montanari, gli date un cavallo e lo fate sortire da Porta San Giovanni. E io poi vi dico chi è Pasquino. Dovemmo far affidasse. E io mi fido. Vieni. Non sia mai. Ah, ecco. Che è stata a fa? Mi accingo a scrivere. Ah già, che tu sei letterato, non capisci. Ecco, ti spiego. Questa è la penna, lì c'è l'inchiostro, io intingo. No, fino a qui ci arrivo. Ma che scrivete? L'ordine di scarcerazione di Montanari. Ah. È questo che vuoi, no? Così sapremo finalmente chi è Pasquino. O hai cambiato parere? No. E allora perché mi guardi storto? Ah, lo so. Non ti fidi. Comunque io sono stato ai fatti. Ecco. Già. Ma tu non sai leggere. Eh già. Niente di male. Te lo leggo io. Ecco. Liberati il nominato Leonida Montanari. Dategli un cavallo e fatelo uscire da Porta San Giovanni. Firmato, Rivarola. E mo io che devo fa? È un guaio, perché non puoi neanche fartelo leggere da nessuno. È un segreto di Stato. Eh già. Devi correre a Castel Sant'Angelo e consegnarlo personalmente al colonnello Nardoni. Che sa leggere? Lui sì. Comandi? No, il sigillo, Eminenza, sennò non vale. Sondrio? Non ti vedi che sondrio? Ah, l'ignoranza. Brutta cosa, cornacchia caro. Vedi? È sempre dall'ignoranza che nasce l'incomprensione tra il suddito e il potente. Se sapessi leggere, adesso non avresti su quella faccia ombra di sospetto. E andrei tranquillo a Castel Sant'Angelo, dite voi. Dovemmo far affidarsi. E io mi fido. Fatto mediante strangolamento. Partito, scellerati. Non c'è più tempo, la morte è vicina. Ammazza me, brutta morte. Chi è? Bacia la croce. Bacia la croce. Oh, ma che fai, stringi? E cosa fa? Ma lascia, ma che l'ammazzate? Li dovevate solo spaventare. Ammazza me, siete tosti voi, oh.
Andate via, cappuccioni! Non facciamo scendere in piacere! La credevo che eravate boia, no, assassini! E voi manco la paura per smuovere! Ecco. Ma che vi è saltato la testa? Che scherzi so? Da prete, vero? Dillo, so scherzi da prete, se capisce. Ecco che va rovinato a voi! Il cinismo! Azzifra, la posso fare un'obiezione? Un'altra? E falla. Tanto tu stai sempre cepito. A me mi pare che voi non vedete l'ora di mannarci al patibolo. Io? Ma che stai a dire? E poi che? Che è il patibolo? Sono solo quattro pezzacci di legno messi insieme. E voi che avevate commesso il delitto lo dovevate sapere andare a finire lassù. Quale delitto? Come quale? C'è buonissima sentenza, oh! Ma lasciate perdere la sentenza. Lo sapete come si chiama il delitto nostro? Come si chiama? Libertà. E che? Leonida, ma vorresti convincere un frate? Tanto zitto, che mi vorresti spiegare tu? La libertà. La libertà non esiste. Pensateci voi che vi sentite tanto sicuri. Vi sembrerà un'eresia, ma io mi sento libero solo quando obbedisco. E io pure. Chi crede, obbedisce. Ma perché tu credi, figlio? Beh, ognuno crede a quello che gli pare. Ma voi state in buona fede, Zifra. Per questo vi stimo. Perché solo in buona fede voi ci potete ammazzare e poi la notte dormire tranquillo. Ma che dici? Ma che state a dire? Io non ho mai ammazzato nessuno, anzi, il contrario. Io vedo la vita. Eterna. E io quella te posso dare. Butta via. Ti avevo pentito, figlio. Figlio, ti avevo pentito. E pentite, figlio. Pentite, figlio, pentite. Prega con me. Preghiamo insieme, figlio. Non sta a sentire. Non sta a sentire. Lo fa apposta. No, non dico, se continua così, alla fine vi darete un bacio. E non sta a sentire. Non ti vergogni. Ma non credi proprio in niente, tu. Io credo solo a Bruto che ammazza il tiranno. Il resto sono chiacchiere. La buona fede mi fate ridere. Siete vecchio. Il nemico resta nemico. E si ammazza senza avere pietà. Io perlomeno non ce l'avrei. Anche te, Leonida, sei vecchio. Il popolo si sveglia. Ma quale popolo? Chi? Te lo vuoi pentire? E piantala, t'ho detto. Sei contento, mo? Ma non c'hai una mamma, figlio? No. Lo vedi? Te ho pentito tu? No. No, è che non lo sapevo. Onde per cui, se vado a Castel Sant'Angelo mi arrestano, se non ci vado, è come dichiarare con letter biette che Pasquino so io. Piano, io sono rimasto a onde per cui. Bel successore che mi sono trovato. E poi, Belagio, questa è una penna. Non è una zinna de vacca. E te potevi ricordare prima di insegnarmi a scrivere? Ma come prima? Sono 15 anni che ci provamo, tu stai ancora al dettato. Oh, allora lasciamo perdere. Vedi, secondo me non basta imparare a scrivere. Ci vanno pure i pensieri, e io non ce l'ho. Tu scrivi, i pensieri vengono scrivendo. Ti fa un esempio. Se tu dici a uno li mortacci tua, che fai? Dici una parolaccia. Se invece la scrivi, diventa un pensiero. Allora è facile diventare Pasquino. Difficile rimanerci. Scrivi. Certo che sti preti ne sanno sempre una più del diavolo. E grazie, se no Armonno avrebbe già vinto il diavolo. Per cui noi dovevamo essere più furbi del diavolo e degli preti messi assieme. Ah, allora lasciamo perdere, abbiamo già perso. Ma guarda, noi siamo gente semplice, de cori. Che hai detto? Che ha detto? Noi che siamo? Che ne so. No, tu hai detto siamo gente semplice. E poi? Decore. Decore. Ercore. Maledetta Ercore, chi ce l'ha? Ah, bella, io ho capito tutto. Ecco la rovina nostra, il cataclisma dei popoli. Ercore. E qui bisogna cambiare tutto. Ma tu sei un pensatore. Tu c'hai i pensieri pure quando non scrivi. Io? Ma se vuoi essere più fregnoni di così, è per questo che ci tengono sotto. Perché noi c'è Mercore e loro no. Ammazza come decore la penna sul foglio. Pare una lepre.
E io che mi ci stavo pure a giocare collo per far contenta una donna. E quando buttavo giù il padrone, se continuava a mandare in giro col cuore in mano. A bella io vuoi diventare un uomo? Perché, mo che so? Mo sei uno stronzo, non sei niente, sei uno schiavo. Ma se vuoi essere uomo, strappa del cuore, buttalo lì, dove ci sguazzano le vacche. Ah, Cornelio, mo che fai? E dove vai? Vado ad attaccare l'ultimo bigramma. Ma come, a me non mi dici niente. E allora che discepolo so? È giusto, e il discepolo deve diffondere l'idea del maestro, indirizzato al Papa. Perché indugiamo tanto, Padre Santo? Volemo segar collo ai carbonari, d'Arghini e Montanari? Erboi aspetta e ci diventa vecchio, dategli sotto. E buonanotte al secchio. Hai capito? Ho capito, sì. Sei passato al nemico. E io mo che faccio? Te sputo o te do un carcio un buco? No, ma a te te pare facile, ha capito? E allora fate conto che gli facessero la grazia, li ripannassero liberi. Che direbbe sto popolo de core? Il padrone è buono. Te tira l'orecchia quando fai il matto, se capisce, ma all'ultimo è come un padre che perdona. E che diventano d'Arghini e Montanari una volta assorti, che so? So due vivi. No, due fregnoni. Beh, meglio che essere morti. Eh no, perché i morti pesano. E morti così, senza delitto, con una burla di processo, pesano più peggio. E col tempo diventano la cattiva coscienza del padrone. Sì, però a quei due che io spiega che è meglio se morano. Loro ce lo sanno. Perché è solo il sangue, solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione. Hai capito adesso? Mica tanto. Non fa niente, capirai col tempo. A Cornà, ci sono le guardie, non ti espone. Se vuoi ci vado io a appiccicare pigramma. Tanto a me chi mi conosce. Te promuovo Pasquino sul campo. E tu che fai, da rendi? La guerra non finisce mai. E se te via? Il potere c'ha il tallone d'Achille e questi c'hanno il diritto d'asilo. Bussate e vi sarà aperto. Io busso e m'insinuo come il serpente. Vado a fare la vipera in seno. Insomma, bella io, vado a fare come fece Dante Alighieri. Che poi lascio quel papò de commedia. Che cercate, fratello? Pace e minestra. Veramente Dante disse solo pace. La minestra ce l'avete aggiunta voi. Perché non c'è? È cresciuto un altro frate. Rado lungo e seguitate. Voci, Schluss! Sì!
Aie. Che è? Ma che sparano? Sparano, Angelino. Sparano. Dove? Viene nella base del fiume. Dove? Che succede? Il popolo si sveglia. E tu che non ci credevi, Angelino. Il popolo si è svegliato. Ritorna alla Repubblica. Ritorna, non lo so io. Non avete capito perché la mandavamo per le lunghe, ma avevamo fregato! Ma io che c'entro? Che ho fatto? Ammazzate pure i frati? Io sì! Buono! E buono che vuoi? Il rito religioso verrà rispettato! Allegro, allegro, che con la libertà vi è bene pure per voi! Sì! Sì! Vi è bene pure per me! Oh! Aiuto! Aprite! Aprite, io mi fido di questi! Aprite! Che è successo? Pare che il popolo sta piando assalto la ragione! Dove? Fermatevi! Fate una muraglia! E Calli è già crollata, ammazza il soldato e ci avemo. Ci vengono a liberare. Pecorone, pensate ai vostri affari! Volevo giustizia! E giustizia sarà fatta! Ma quando? San De Pampadnù, devono pentire l'anima! Ma che aspettate a segargli il collo? Che ve frega se non se pentono! Che dovete farli santi? Io mi sono affittata tutte le finestre che si affacciano sulla piazza e i signori rivolgono i sordi! Io ho rimandato tutti i giorni certi impegni di premura! Io mi sono venuto a piedi da Genzano, sto sue spesi! Il popolo ci vuole morti. Certo, si è svegliato. Tagliate la testa e buonanotte. Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartè Castelli! Chi so? So l'avanzi degli papi, degli cardinali, degli baroni! E l'avanzi che so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Ma se non c'è nessuno che ti dice la mattina quando darsi quello che devi fare! Non sbatti la testa! Che ne sai? Sei andato a scuola? Sai distinguere il pro e il contro? Tu non sai manco qual è la fortuna tua, perché sei una monnezza! Ma resti pulito, perché non c'hai le responsabilità! Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! Ma che è vostro frate? Ma chi è? Chi so? Chi so io? Io sto qui per condannarvi a morte, e gli devo salvare l'anima! Che ne sai tu che l'anima se non te la spiego io? I popoli passano e l'anima restano! Fuori dell'anima non c'è salvezza! E io quelli li devo mandare in paradiso! E ci rimanerò per forza! A rischio di farli morire di vecchiaia qui dentro! Sì che ci rimanno! Io! Perché indegnamente c'ho questo! Chi ce l'ho io? Che volete? Che fate? Causa comune che gli devo soci! Va bene, fratello, basta così, venite con me. Voi due reggetelo. E qui sgombrate! La predica è finita. Giù la mano al taglio, soldato! Ma come permettete di mettere mano addosso a un frate? Ma chi sei tu, oh? Sono il colonnello Nardoni. E beh, sei colonnello e vuoi comandare pure te? Magari comandassero i colonnelli. Credi che le cose non andrebbero meglio? E che ne so io? Ma dove portate? La sua eminenza il cardinale Rivarola. Vuole parlare con te. Sua eminenza? Può parlare con me? E perché mi avete detto subito? E andiamo? Cosa sta la sortita? Eminenza, il popolo è una bestia feroce. C'ha sete di sangue umano. Non è vero, fratello. Non è vero. Il popolo non è cattivo. Soltanto bisogna capirlo, povera gente. Roma è diventato un mortorio. Tu? Non succede mai niente. Tutti a sbattersi il petto, tutti a piangere. E allora, anche un'esecuzione di giustizia, perlomeno è una cosa nuova, uno spettacolo. Un divertimento. Al tempo di Nerone. In tutti i tempi, figliolo, in tutti i tempi. La feroce è sempre stato il sollazzo del popolo.
E se uno glielo nega, glielo manda per le lunghe, si capisce che il popolo si ribella. Per cui, pur apprezzando il vostro zelo, mi sembra arrivato il momento di accontentare il popolo. E come accontentarlo, Eminenza? Quelli non si sono ancora pentiti. Pazienza. Ma che pazienza? Se li ammazziamo adesso, finiranno in terra sconsacrata, in mezzo agli guitti, agli impuniti, alle mignotte. Ma non possiamo mica salvare tutti. Eminenza, con tutto il rispetto, noi dovemo salvare tutti. Siamo preti. Se no, noi qui che ci stiamo a fare? Ma che dici? Eminenza, fa la grazia. A chi? A quei tuporaci. Fratello, mi meraviglio di voi. Pare che sia la prima volta che assistete due condannati a morte. No, è la prima volta che assista a due come quelli. L'altri era tutta gente che aveva ammazzato la madre, aveva squartato l'amante, aveva rubato, fabbricato monete false. Era facile che si pentissero. Ma questi che hanno fatto? Filippo Spada è già guarito, sta pure meglio di prima. E allora, quale altro delitto ci hanno? D'aver tramato contro il governo? E chi ha dato retta? Da non credere al Padre Eterno? E sono pure giovani, da meglio tempo. Ma l'uomo quando è vecchio ci ripensa sempre. Io sono sicuro che pure loro ci ripenseranno. Avrebbero dovuto pensarci prima. Rimettiamo tutto nelle mani del Signore. No, Eminenza. Così rimettiamo tutto nelle mani del diavolo. E io mi sono fatto frate per servire il Signore. E io? Sono diventato cardinale per servire chi? Avanti, rispondi. Non lo so. Ecco, lo vedi? Lo vedo. Ma se lo stava a servire male? Siamo uomini e l'uomo rimane uomo con tutti i suoi scrupoli, i suoi dubbi e qualche volta addirittura con l'incredulità. Ma che importa? Noi siamo sempre dalla parte giusta. Pure quando sbagliamo? Soprattutto quando sbagliamo. È facile stare dalla parte giusta quando si ha ragione. Che è un dogma, Eminenza? No, fratello. È la tragedia di chi ha il potere. Per cui lasciamo che la giustizia compia il suo corso. È l'anima. Voi avete già fatto tutto il possibile. Eminenza, datemi ancora un po' di tempo. E l'ordine pubblico, chi lo garantisce? Io! O garantisco io l'ordine pubblico! Qualche ora, Eminenza. No. Anzi, vi dispenso dall'incarico. No! Tornate al vostro convento. No! Obbedite. No! Eminenza, no! Eminenza, non mi dispensate! Hai visto chi era? L'esercito è con noi. Chi muore per la libertà muore per tutti. Io muoio anche per te. Ma che me frega a me da libertà? Io voglio essere schiava di un uomo. Se è schiavo pure lui, che me frega? Basta che vivo. Chi se va bene si corre appresso. Non te abbia pena. Allora, sassi fi, finito. Prima o poi si ritroveremo. E dove? Lassù. Ma tu ci credi? No. E allora? Perché me lo dici? Per consolarmi? Se io quando mi consolo? Coraggio. Thank you.
sociale. La vita da mezzo tu. Figli. Figli miei. È finita, non c'è più salvezza. È finita, non c'è più speranza. Pentitevi. Non lo volete far per voi, fatelo per me. Che ve costa? Non fate così, alzatevi. Ci perdete di dignità. Ancora quel frate. Ah sì? E io allora mi assolvo lo stesso. Fermatelo. Poi ma vedo io col Padre Eterno. Ego te assolvo. In nomine Patris. Che? Eminenza, per carità. No. Perché? 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 Sarta vecchio. Che c'hai da ridere? Sto a pensare una cosa buffa. Beato te. Ma che? Caro Mastro Tizza, dopo la rivoluzione francese e l'impero di Napoleone, che fecero i sovrani radunati a Vienna? Dissero, giovanotti, dalla Bastiglia oggi non è successo niente. Si ritorna a Luigi XVI. E si rimisero le parrucche. Per cui annullarono tutto, la scienza, le scoperte, le invenzioni, tutto. Meno che una cosa. Che cosa? La ghigliottina. Ah già, è un'invenzione vostra, degli rivoluzionari. È l'unica cosa al mondo oggi che non puzza di vecchio, di decrepito, è la ghigliottina. Voi siete l'uomo più moderno di Roma. Amastro Di, l'avvenire è vostro. Buonanotte, popolo. La 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 la